Ciao ragazze, sono Gabriella del baule della nonna qui a San Benedetto del Tronto. Allora, sto in piedi perché mi sono già messa in posizione. Oggi vi voglio far vedere come io decoro questi miei contenitori di plastica che poi metterò nelle mie postazioni di lavoro, ok? Guardate, io ho comprato questi contenitori, vedete? Ho già tolto un cassetto. L'ho comprato in questi negozi che io chiamo a poco prezzo. Me l'ho dato già bello montato perché nelle altre parti le devo montare io e mi scoccia. Tra parentesi, uno l'ho montato pure male, non riesco più a rimontarlo bene. Perché succede, ragazzi, succedono le cose. Allora, ho preso questo verde così brillante perché già io ne avevo preso un altro, questo sempre dello stesso colore, vedete, che io ho decorato in questo modo. L'ho preso di sto colore perché è piatto qui sopra, vedete, ci sono quelli che invece sono bombati. E poi la roba che noi utilizziamo tutti i piccoli spazi per mettere la roba, giusto? Perciò quando noi andiamo a appoggiare le nostre cose qui sopra, queste non stanno bene, stanno un po' in bilico. Allora, questo contenitore io l'ho fatto in abbinamento con l'altra postazione, comunque sempre un po' giocoso, può stare bene pure benissimo qui. Questo qui io l'ho realizzato con i rimasugli di stoffe, eccoli, vedete? Ho incollato, ci ho fatto un video, l'ho fatto sulla scatola di legno. Questa è la scatola dei vini, vedete? Io sul coperchio ci ho messo tutti questi pezzi di stoffa che mi erano avanzati qua e là. Perché quando noi facciamo sti lavori, usiamo le rimanenze di stoffa, ok? Non andiamo a prendere un metro, andiamo a spendere 7 euro per un metro di stoffa per foderare. Anzi, 7 euro quando va bene, anche 10 per foderare una scatola di cartone o okay. Che già questa è di legno, insomma, andava pure bene spenderci le 10 euro. Ma sulle scatole di cartone prendiamo delle stoffe di avanzo oppure che costano poco, perché ci sono, basta cercarle nei negozi così. Questa l'ho fatta allo stesso sistema, cioè ho messo ce l'avete il tutorial, ho messo un velo di colla, poi ho incollato pezzo pezzo sovrapponendo le cose, vedete? Sovrapponendo i pezzi. E con dell'avanzo di stoffa io ho creato questa meravigliosa scatola del cucito. Ve la ricordate? Questa è una scatola dei vini. Vedete, ci ho fatto le tasche qua sopra per mettere tutte le cose. Gli scomparti l'ho lasciati in modo che noi possiamo mettere le varie cose. Io questa ho intenzione di regalare. Adesso la tengo qui, poi la regalo alla mia nuora o poi ne ho un'altra, ne devo fare una per uno. Ok, questa è un tipo. Con quel sistema io ho realizzato quest'altra. Vedete? Voi potete benissimo mettere qui sopra una targhettina per mettere fili, lane, cose. Io questa l'ho utilizzata solo per i miei fili. Vedete, qua ci ho messo tutto il bianco qua perché io non amo appendere i fili perché con la polvere si sciupano, si rovinano, si tritano. Poi io ce ne ho talmente tanti che mi ci vorrebbe tutto il negozio. Che poi tra parentesi è qua tutte vetrate, manco saprei dove metterlo. Questo è fatto con quel sistema, colla vinilica e attacchiamo tutti questi pezzetti sovrapponendoli. Poi io ho messo questa rifinitura, due bottoni proprio così che avevo di avanzo nel negozio. Ed è venuta una cosa carinissima, come potete vedere. Allora, adesso andiamo a fare quest'altra. Io su quest'altra ci vado a mettere le mie rotelle, perché così posso, quando ho già tutto il peso, riesco benissimo a trasportarlo. Voi ci montate la rotella da una parte, lo arcuate e trasportate il tutto. Vedete? Ma in dotazione voi mettetecelo perché è molto comodo, perché noi ci gira,
vogliamo spostare sto contenitore, non lo vogliamo mettere più, tenere lì, ma da un'altra parte, con tutto il peso che c'è dentro, da sole, cioè, si può un po', rovinare la scatola. Allora noi invece con la rotella la trasciniamo tranquillamente, ok? Vedete con le rotelle? Eccole. Da una parte non ci sono e da quell'altra sì, in modo che noi arcuiamo il coso e lo trasciniamo. Comodissimo. Ok, adesso andiamo a foderare questo. Io lo voglio foderare in un altro modo. E ho sfilato adesso per fare prima. Io sfilo ogni cassetto. Voi con calma, vedete, questo è bloccato il cassetto, no? Un attimo, così, e lo fate uscire. E come al solito, quando faccio le dimostrazioni, non vogliono uscire. Raga, ma questo non va uscire. Sto scemetto questo. Mo ci provo con calma. Ecco qui, l'ho sfilati tutti quanti con calma. Questa è la parte anteriore da rivestire. Io adesso voglio fare una cosa molto più veloce e più semplice, con delle rimanenze di tessuto che ho, che poi ce ne vogliono pochissime di tessuto. Prendiamo la misura, vedete? Da sotto della scatola, così. Qua misura 18. Poi non andiamo a mettere, vedete, c'è questa sporgenza. Noi arriviamo prima della sporgenza. Perciò 18 per 22, così dovete fare voi, perché allora questo qui ha una determinata misurazione. Poi ce ne sono di più grandi, di questo, con più cassetti e più capienti. Io ce l'ho di là, ok? Perciò voi a secondo delle vostre esigenze comprate la grandezza giusta. Considerate che questo con i 1, 2, 3, 4 cassetti di questa dimensione. Cioè, voi a mettere le cose, no? Costa sui 25 euro. Ottimi prezzi per quello che si vede in giro, perché dalle altre parti meno di 32, 33 non si vendono. Allora, ecco qui. Io adesso vado a rifinire. Vedete, ho tagliato già dei pezzetti di stoffa per mettere davanti a questo mio contenitore. Lo voglio fare così, uno di così e uno già l'ho preparato. Guardate, l'ho fatto con lo stencil della pittura, pitturando con. Adesso vi mostro. Ok, vedete, prima lo decoriamo, lo rifiniamo e poi con la colla lo andiamo ad incollare. Perché se lo facciamo direttamente sul nostro contenitore, ci porta il triplo del tempo. E poi non vengono delle cose ben fatte. Questo noi non lo incolliamo con il Vinavil, lo incolliamo semplicemente con la colla a caldo e viene benissimo, perché questi contenitori, lo vedete, non sono quelli rigidi che la colla non attacca. La colla a caldo non va bene. Questi contenitori, quando il contenitore di plastica è morbido, attacca meravigliosamente la colla a caldo e tiene, eh. Tiene tantissimo. Ok, allora io mi sono tagliata il mio pezzo di stoffa. Aspettate che tolgo tutti i contenitori perché voglio avvicinare, che oggi ho preso il cavalletto, perché se no non riuscivo a farvi vedere bene il tutto. Oh, mettete una protezione sul vostro tavolo. Io ho questa mascherina, chiamata anche stencil, però tutti quanti, ma che è lo stencil? Una mascherina di plastica che io ho comprato, questa l'ho comprata al Brico, a San Benedetto non la trovate più perché è finita da un bel po'. Cercatela magari nei negozi delle belle arti oppure anche su online. Anzi, online costano molto, ma molto di meno di questa che ho comprato io al Brico.
Eccolo, vedete? Io ho preso il mio pezzetto di stoffa, lo vado a mettere e sopra ci appoggio lo stencil, semplicemente. Oh, come potete vedere, io qui ho fatto la forbice, il filo da ricamo, il ditale, eccetera. E sono rimasta sui colori della stoffa che sono andata ad abbinare, che vado ad abbinare. Non ci ho messo l'azzurro, il verde, eccetera. Ok, prendo i miei colori. Allora, qui ho usato il giallo e il fucsia. Eccoli qui. Prima, con lo pennello, facciamo il giallo. Non fatelo troppo acquoso il colore. Lasciatelo denso perché se no la mascherina vi sbafa tutta. Oh, chi non l'ha fatto mai, lo fa magari su un pezzo di tessuto, fa delle prove perché allora noi abbiamo già il disegno prestampato, però dobbiamo avere un minimo di attenzione. Ok? Adesso io vado a fare con il giallo che ci ho fatto qua il ditale, eccolo qui, la forbice mo la spostiamo un po' più qua. Noi cerchiamo di centrare quello che vogliamo realizzare con questo stencil, ok? Oh, intingiamo poco, questo vedete, teniamo bene la mascherina. Bene. E cerchiamo di non andare, di non sbafare, di non metterci troppo colore. Noi abbiamo la mascherina che ci delimita il tutto, perciò sarà facile farlo. Poco colore alla volta, se no viene fuori un macello, In un attimo noi facciamo questo nostro lavoretto. Guardate, questo è un rocchetto di filo, non so se si vede. Andiamo a fare il rocchetto di filo con il giallo. Vedete quanto poco colore ci metto? Senza spostare la mascherina. Poi adesso vi faccio vedere per cambiare il soggetto come fare con la mascherina. Oh, premetto che con queste mascherine ci sono le mascherine con i fiori, con le lettere dell'alfabeto, con i pupazzi. Ragazzi, c'è un mondo. Cioè, c'è un mondo, ci potete dipingere le tovaglie. Sempre chi lo vuole vedere come si fa, deve andare a vedere il mio tutorial numero 1 sui pennelli, sui colori e quello che prendere e via discorrendo, ok? Vedete come faccio io? Che ci vogliamo fare poi? Dobbiamo spostare il tutto perché non abbiamo lo spazio. Guardate, lo vedete? I due soggetti li abbiamo fatti, il ditale e il rocchetto del filo. Adesso noi abbiamo la nostra mascherina che è un po' sporca, come dico io, impapalata di colore. Allora, che cosa noi facciamo? Prendiamo un pezzo di carta Scottex, come ho fatto io qui, e tamponiamo la nostra mascherina in modo da poterla rimettere poi sul nostro pezzo di stoffa. Infatti, l'eccedenza è rimasta lì. Oh, mo ci faccio, no, se ci faccio le forbici, vediamo, le forbici le faccio per così. La spilla, devo stare attenta, la facciamo qui sotto, eh? Facciamo la spilletta. Guardate, sì. E poi dopo qui ci facciamo le forbici fucsia. Anzi, la spilletta mo la facciamo fucsia, facciamo due e due per bilanciare il tutto. Perciò io sciacquo il pennello del giallo con l'acqua, ma come vedete lo asciugo, eh? Lo asciugo, lo vedete come lo asciugo? E prendo il mio fucsia. Poi il giallo lo riattappiamo che non serve. Che questi è facile che si versano. Questo è il fucsia.
Eccolo, fucsia. Col fucsia noi ci facciamo la spilla, mettiamo qui e vediamo qua ci abbiamo fatto quattro soggetti, 1, 2, 3, 4, qua ci abbiamo 2, 3, questa è la terza e perciò il filo ci abbiamo messo il rocchetto, va bene così. Ecco, intingiamo, vedete com'è opaco? Opaco, se no sbafa tutto, specialmente con i colori forti. La sbaffatura si nota, vedete come io tengo giù la mascherina? Allora molti ci mettono lo scotch. Ma dove lo mettiamo lo scotch qua? Cioè lo scotch non ci si può mettere, no? La mascherina è molto grande. Se noi non la spostiamo, la mascherina, ok, su una parte molto grande noi ce la mettiamo. Di stoffa più grande, noi ce la mettiamo, ma abbiamo un piccolo pezzetto di stoffa e una mascherina grande, cioè il contrario, perciò noi dobbiamo farlo per forza in questo modo, tenendo giù bene la mascherina in modo che non sbafi e poi quando la togliamo, eccola, riprendiamo la nostra carta, la puliamo così. E andiamo a fare le forbici. Le mettiamo così. Ecco. Col nostro colore. Io sto usando un pennellino piatto. Con un po' di pazienza, però vengono delle cose carinissime per arredare e per personalizzare il vostro piccolo angolo del cucito, come voi lo volete chiamare, insomma, del cucito, del ricamo. In modo da avere tutto in ordine e tutto messo caruccio. Vedete, poco poco, poco poco. C'è sempre tempo per rimettere il colore. Ok, adesso vado da sola. Allora, cara, io l'ho finito, vedete? Adesso però, per dargli un tocco, perché sennò è troppo piatto, vedete come disegno. Io lo vado a definire con il mio pennellino 000 con il nero, perché così non deve essere proprio interamente, però il nero quando ce lo passate, non sapete, deve essere piuttosto fluido il colore, non deve essere molto denso perché sennò non ce la fate. Ok, vedete? In modo che così noi andiamo a diciamo ad aggiustare quelle sbaffature o quelle imperfezioni che abbiamo fatto con la mascherina. Vedete? Perciò chi vuole iniziare può prendere questi stencil, vedete questa è la spilla, e iniziare ad avere una certa dimestichezza con il colore, con i colori, con le sfumature, eccetera. Mal di tale. Facciamo i particolari. Questo è il filo. Magari ce lo vedete.
E voilà, pronto con il nostro stencil. Riattappiamo tutto. Sciacquiamo sempre bene i pennelli, perché questo è un acrilico all'acqua. Ma vanno sempre sciacquati bene e asciugati e mai riposti con la setola in giù. Li dovete riporre sempre così. Mai così. Ok, togliamo un po' tutti sti colori, perché adesso andiamo a fare quest'altra manovra, e cioè, vedete questo poi, ecco la mascherina o lo stencil, voi una volta finito bene tutto, lo mettete sotto all'acqua, acqua e detersivo dei piatti e ve la sciacquate bene, anche se il colore rimarrà sempre, non pensate che mo se va via, però gli togliete tutta l'eccedenza, perché se voi non fate quel lavoro, a forza di dipingerci sopra, fa come una crosta e poi dopo è bruttissima, si manovra male e via discorrendo. Ok, vi ho detto tutto. I pennelli li mettiamo qui dentro insieme alla mia cestina e poi ripondiamo tutto, rimettiamo, poi leviamo st'acqua che non ci serve più. E adesso semplicemente che cosa facciamo noi? Andiamo a rifinire io l'ho fatto con la zighezzanella, come la chiamo io, il nostro pezzetto di stoffa. Eccolo, lo vedete, già uno l'ho fatto, adesso andiamo a fare questi due, semplicemente con la colla a caldo. Perciò noi con un attimo facciamo questo bellissimo contenitore che ci arreda il nostro angolo del cucito. Ah, logicamente, se avete per esempio un asse dove avete messo la vostra macchinetta, che è un tavolo così arrangiato, il contenitore lo potete mettere sotto. Cioè voi dovete studiare tutte le opportunità per creare il vostro angolo, perché non tutte hanno la possibilità, cioè non tutti hanno il negozio come ce l'ho io, oppure hanno lo spazio dentro casa. C'è, cioè, chi lo fa in cucina, chi nella camera da letto, sì, però se uno lo fa in modo caruccio sta bene dappertutto, anche in camera da letto, perché ragazzi, se uno lavora, lavora in qualsiasi parte della casa. Io dico sempre, l'importante è crearsi l'angolo dove non ha importanza. Ve l'ho detto, io ho visto un video di una signora che ha rimpiccolito con un muro il suo bagno per farsi un piccolo angoletto dove metterci tutte le sue cose, e l'aveva fatto fino al soffitto pieno di scatole, piena di cose, ed era bellissimo, bellissimo. Sapete, a me piacciono queste cose, gli angoli del cucito a me piacciono tantissimo, e in questi giorni io l'ho chiesto alle amiche del baule della nonna di farci vedere i loro angoli, e vi dicono e vi dico che hanno delle postazioni bellissime, organizzatissime, organizzatissime. Ecco, lo vedete? Facciamo questo lavoretto. Noi lo decoriamo prima di andarlo ad incollare sul nostro cassetto, in modo che facciamo prima. E così, se vogliamo fare tutto il patchwork con la colla del vinavil, ma così si fa prima. Chi lo vuole vedere come l'ho fatto, va a vedere. Decoriamo la scatola di legno dei vini. Quella è la tecnica che si fa con la colla. L'avete visto, no? Poi sulla scatola, oppure sul contenitore, si è indurita in un modo che, perché si impermealizza pure. Ecco, guardate. Mettiamo qui e adesso vado a fare quest'altro. Fatto. Allora, inizio con il mio bellissimo stencil. Ecco, lo vedete? Così lo metto. Vado a farlo, ad incollarlo qui sopra. Allora, prima metto sotto. E ce lo posiziono.
aspettate che devo vedere bene. Vedete, ho lasciato la sporgenza della plastica perché è quella che incassa dentro. Ok? Mangia, scusate. Di lato. Così. Sotto. Vedete come si fa subito, guardate, con mezz'ora fate tutto e avete un bellissimo contenitore. Logicamente, vabbè, ci dovete spendere un soldino, ma vi dico che sono quattro cassetti non è una cosa. Eccolo, guardate che grazioso. Allora faccio uno così. E uno con la macchinetta. Questo è un tessuto che non è piaciuto tanto perché vedete ha delle macchinette gialle e siccome il colore è fucsia si considera che che vada questa stoffa una bimba e è un controsenso la macchinetta. E non l'ho venduto, non si vende. Allora ha detto lasciamo perdere, la utilizziamo per fare questi lavoretti. Potete metterle anche un ciccettino in mezzo, ma non serve. E dopo c'ho altri contenitori, facciamo pure quelli del Dixon. Mi sono scordata, non li facciamo. Così ci ripongo tutte le cose per questo reparto, perché ho preso tante cose e poi ve le faccio vedere. Ok, finisco da sola, eccolo, vedete che grazioso? Ok, lo vedete? Guardate che grazioso che è venuto. Adesso agli angoli ci avete delle forbicette, ci avete quello che vi pare. Io mo ci metto questi bottoncini che non sono un granché, sono dei bottoni di plastica che costano proprio pochissimo e vado a metterci lì, ce l'ho solo in giallo, in fucsia non ce l'ho e questo ci metto. Soltanto in fondo, sopra non si vedono. Oh. Se voi volete scrivere quello che c'è dentro al cassetto, qui ci fate una targhetta e ci mettete, non so, scrivete fili, cotone, stoffe, quello che volete metterci. Mezz'ora abbiamo fatto un bellissimo contenitore. Guardate, non è grazioso? Vedete? Comodissimo per riporre tutte le nostre bellissime cose con le rotelle. Qui sopra ci mettiamo i nostri altri oggetti, le cose che ci possono, perché io vedete lo metto di lato qui alla mia nuova postazione e ci metto tutte le cose che mi servono. Adesso mi devono arrivare e vi faccio vedere. Carissime, abbiamo fatto una cosa super veloce e carinissima. Vi mando un bacio, mettete mi piace, iscrivetevi, fatemi la pubblicità. E che dirvi alla prossima con il prossimo tutorial. Un bacio!